Buonasera a tutti, eccoci al secondo appuntamento di questa seconda giornata della Xylem Fantastic Fest 2020 Streaming Edition. Ricordiamo il festival dell'assessorato alla cultura della città di Valmontone con il contributo della Regione Lazio. E abbiamo portato avanti in questo festival un discorso che ci premeva, nonostante le difficoltà ovviamente del momento, che era quello di non fermare la cultura, di creare una cultura alternativa mediante lo streaming. L'assessore alla cultura Matteo Leone ha fortemente voluto che il festival fosse un percorso per non bloccare il lavoro che era stato fatto in questi 2 anni, dal 2019 al 2020, dandoci poi appuntamento per quest'altro anno, sperando di tornare in live. Lo streaming si manterrà comunque perché abbiamo capito che ormai è un mezzo comodo per comunicare anche oltre i nostri confini abituali, quindi lo manterremo, però in live le persone, le essere insieme è una cosa importante, il vederci in faccia è una cosa importante. E quindi speriamo quest'altro anno di tornare live, speriamo di tornare anche con tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo festival, che io ringrazio ovviamente uno per uno, tutti quelli che hanno dato una mano nella parte della giuria, nella parte dell'organizzazione per l'arte, dell'organizzazione per la letteratura, la parte grafica. Noi abbiamo, vedete, dietro di me c'è sempre questo caprone dall'occhio singolo, ogni tanto divento anche io con le cornette nere, ma in realtà è un lavoro enorme fatto dal nostro grafico. Vi faccio vedere tutto il logo perché dal vivo si sarebbe fatto un grosso, diciamo, una grossa struttura che poteva rappresentare il logo che ha creato Renato Florindi per questa edizione del festival. Detto questo, comunque, chiudo ringraziando tutti, ma soprattutto presentandovi l'ospite di questa sera. Continuiamo con una seconda bellissima donna che è Jennifer Mischiati, l'attrice Jennifer Mischiati, che è qui con noi e che virtualmente, diciamo che applaudiamo tutto il pubblico che è qui con noi, applaudiamo e ti ringraziamo anche a te, come abbiamo ringraziato Nora Lux per essere con noi. E dovevamo presentare Jennifer al festival, il tuo film è anche girato tempo addietro, è uscito quest'anno finalmente dopo tante traversie. Parliamo di Creators the Past. Parliamo del tuo personaggio. Innanzitutto, spero che tu stia bene, ti vedo sorridente, quindi do per scontato che tu stia bene. E eccoci, entriamo subito nel vivo. Jennifer Mischiati, il personaggio tuo in Creators the Past, sci-fi italiano, altissima produzione. Dici qualcosa di tutto. Ciao Claudio, ciao a tutti, c'è anche il mio gattino, scusate. Ciao! Prima che Sta cominci a bene. cantellare in giro ve lo presento perché sennò qua comincia il panico. Comunque, detto ciò, no, intanto è un piacere essere qua e riuscire, nonostante tutto questa pandemia, questo disastro e questa cosa, comunque riuscire, anche se in streaming, a portare avanti il festival, che secondo me, come avevamo già detto in conferenza stampa, è molto molto importante, soprattutto in questo periodo, invece promuovere, incentivare la cultura, i festival, il cinema in generale e l'arte in generale, quindi sono molto contenta. E detto ciò, che dirvi del film? Il film è un progetto sicuramente molto molto diverso da quello a cui, diciamo, l'Italia è abituata. È un fantasy stile hollywoodiano ed è un progetto sicuramente molto grande e molto ambizioso e ci teniamo tantissimo. È stato Ti stiamo vedendo intanto, dentro il film appunto stiamo Creators the vedendo, è Past. vero? Stiamo vedendo un pezzettino. Esatto. No, è un progetto che ho molto molto a cuore, è un personaggio anche che ho molto a cuore, ho lottato per averlo, me lo sono conquistata e ho amato interpretare Sophie. Ora, insomma, stiamo vedendo un trailer un po' allungato. Per farvela breve, il film parla appunto di questi creatori dell'universo, questi 8 creatori, ognuno dei quali ha una lens, che è questa sfera che contiene un po', diciamo, il DNA dell'intero universo. Ah, il gatto, dell'intero universo. Almeno fatti vedere. Ok. E poi c'è questa ragazza che fondamentalmente ha il compito di recuperare una di queste sfere per salvare l'universo.
Il personaggio di Sofia è sicuramente un personaggio molto, molto coraggioso, anche un pochino fuori dalle righe, un po' un pesce fuor d'acqua, che crede, insomma, crede e combatte per i suoi ideali a prescindere da tutto e da tutti. E quindi questo. Tanto vederlo sotto, hai detto una cosa giusta, forse noi non siamo ancora abituati a una produzione italiana di questo tipo, siamo abituati a questi film, perché ovviamente il grande stream americano, penso a Guerre Stellari, tanto per dirne uno dei milioni che ne sono stati fatti, siamo abituati a vederli, siamo abituati ad arrivare al nostro cinema e avere la produzione americana di siffatta portata. Questo è italiano, ma ben venga, cioè nel senso, investire su un progetto di questo tipo che possa aiutare ad aprire le porte ad un cinema anche nuovo. Noi siamo abituati un pochino alla commedia all'italiana, no? Certo, Classica, certo. nostra matrice. Ti chiedo una cosa che forse sarebbe più indirizzata verso la produzione che verso te nella parte, diciamo, attoriale. È difficile arrivare a realizzare un'altra produzione in Italia o... È possibile comunque perseguire un progetto anche così grande? Cioè, tra gli altri parliamo anche di Depardieu, insomma, non, cioè, parliamo di un mondo forte come può essere il mondo cinematografico americano trasportato a casa nostra. Si può Ma sì, perseguire questa strada? ma io penso di sì. Chiaramente ci vuole molto coraggio perché, ripeto, è qualcosa che esce un po' dal giocare sicuro, diciamo, via. Quindi è un pochino una scommessa. Comunque, con questo film abbiamo un pochino scommesso perché, ripeto, sì, è vero che siamo abituati a questo genere nei film americani, però in Italia non si era, diciamo, c'è più paura di tentare quella strada lì. E a me invece viene da dire perché no, insomma, alla fine abbiamo le capacità, ci sono grandissimi professionisti, ce ne sono idee. Assolutamente non mancano, quindi perché no? Invece, secondo me, sarebbe importante aprire il mercato italiano, anzi la produzione italiana, anche ad altro, quindi uscire un pochino da questa scatola in cui, secondo me, ci siamo rinchiusi un po' da soli, perché poi le capacità, ripeto, ce le abbiamo, non mancano. Attori bravi ce ne sono, professionisti, figurati, quindi perché no? Come identifichi? Cambio il resto nell'ambito cinema, ovviamente, chiacchierando con te, questo è il nostro, diciamo, è il nostro fil rouge, ma come stai vivendo a livello non tanto emotivo il discorso della chiusura dei cinema, così come sono state chiuse tante altre cose? Ieri questo argomento lo facevamo per i teatri con Ascanio Celestini, ovviamente oggi lo faccio con te per il cinema. Sembra assurdo in un posto dove in realtà l'entrata è contingentata, i controlli sono altissimi, gli spettatori che sono in sala sono 10, 11, 12, perché non so per questi era, si è impedito anche quello. La fruizione in streaming può essere chiaramente una fruizione aperta, quindi non una fruizione d'acquisto, ma una fruizione aperta potrebbe essere un incentivo a far conoscere alcune pellicole, dando la possibilità di vederle liberamente, magari con accordi su qualche piattaforma, chiaramente di portata importante, come può essere un Netflix di turno piuttosto che Amazon Prime, diciamo quelle che sono consono a noi. Ecco, potrebbe essere una strada per incentivare comunque la visione cinematografica. Questo perché ieri Ascanio ci diceva: se tu chiudi il cinema, fai quasi venire voglia di non aver più bisogno del cinema. Chiudi il teatro, fai venire voglia di non aver più bisogno di teatro. Non ci sono i marciapiedi nella mia strada, la gente non cammina perché non c'è marciapiede. Forse ci sarebbe bisogno che venga comunque mandato anche, non soltanto a livello economico in vendita, come accade sempre, ma anche magari una fruizione libera aperta a tutti che possano dare voglia di cinema. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Oddio, qualcuno l'ha fatto nel periodo di lockdown, tantissimi teatri internazionali anche. Piuttosto che insomma, hanno fatto delle iniziative simili di mettere alcuni spettacoli online in streaming. Sarebbe carino farlo appunto con magari film storici piuttosto che, però sì, assolutamente, anch'io penso sarebbe importante in questo periodo ricordarci perché
perché amiamo così tanto questo mondo che in questo momento ci sta venendo un pochino meno. Sicuramente con le grandi piattaforme, oggi come oggi, Netflix, Prime, Hulu, eccetera, sicuramente è più semplice. Diciamo, scordarci completamente è più difficile perché poi è più semplice accedere a tanti titoli, a tante cose. Sicuramente il danno grande è che cambierà assolutamente il modo in cui, cioè gli incassi, per esempio, no? Noi almeno fino ad oggi noi ci siamo sempre basati comunque su un primo incasso nei cinema. Questo però non sappiamo quando ritornerà ad una situazione di normalità, anche riaprendo tra non so quando sarà, mesi, tra qualche mese, tra un anno, quello che è. Comunque c'è sicuramente della paura, c'è anche una fase in cui ci siamo abituati a vedere in streaming, usare le piattaforme piuttosto che. E quindi riportare la gente al cinema forse sarà più il problema. E quindi immaginare come reinventare, come rientrare poi di quel budget importante attraverso solo portali streaming, magari. Ecco, quello sarà una cosa in più a cui pensare. Certo, chiaro, chiaro. Hai fatto questo fantasy, tu in realtà nel fantasy già ti c'eri affacciata nel 2015 con Game Therapy di Travis. E nel mezzo del cammino di nostra vita, direbbe qualcuno, hai fatto anche altre pellicole horror. Torniamo indietro nel tempo, mi sembra 2013 più di là. Hai fatto film drammatici come Giù le mani, hai fatto la commedia come Aspettando l'abbraccio. Insomma, sostanzialmente hai fatto un po' tutti i ruoli. Io ricordo in una chiacchierata con una Vati che mi disse: mi hanno criticato perché non ho fatto ancora un film western, tutti gli altri li ho fatti. Ecco, diciamo che la strada un po' è quella lì. E senti, non tanto un personaggio, perché poi magari ogni volta credo che ogni volta che si faccia un film poi uno si innamori un po' del proprio personaggio, ma c'è una caratteristica specifica di qualche personaggio che hai interpretato che ti senti davvero tua come persona? Non dire Sophie che salva il mondo, eh? Beh, un pochino sì, sinceramente un pochino sì. No, ti posso dire però, sì, caratterialmente probabilmente il personaggio che mi si avvicina di più, ti dico la verità, perché è molto testarda, molto porta avanti i suoi ideali a prescindere da tutto e da tutti, anche se sono assurdi e tutto il mondo e tutti le dicono lascia perdere, lei continua per la sua strada e in questo mi riconosco molto, quindi sicuramente caratterialmente mi avvicino molto a lei. Quello che invece mi ha divertito da morire, anche se diciamo non mi appartiene nella vita, grazie a Dio, perché non vado in giro ad uccidere le persone, però una parte che mi diverte moltissimo invece è tutto quel mondo che ha a che fare con i combattimenti, con le spade, tu hai menzionato prima giustamente Game Therapy, in cui mi divertivo un po' in questo ruolo di Tomb Raider con le pistole automatiche, queste cose qua, e questo l'azione in quel senso lì mi diverte molto. Anche lì comunque parlavamo di un personaggio molto forte, molto deciso, molto però avevo a che giocare con le armi, quindi ancora meglio. Sì, sicuramente, diciamo, più completo, arriva a tutto tondo, proprio verrebbe da dire. Esatto. Ma il passare invece da un ruolo drammatico, a un ruolo commedia, a un ruolo fantasy, a un ruolo horror, è semplice, è difficile, è la trasformazione del personaggio, trasformazione tua caratteriale nel personaggio. Che tipo di lavoro fai? Attui un lavoro soltanto nel momento in cui ti viene dato il copione, ti viene disegnato il personaggio, quindi le sfumature caratteriali e quant'altro, o è una tua ricerca a prescindere il copione, cioè una cosa che fai negli esercizi abituali per essere pronta al copione che arriverà? Diciamo il lavoro inverso. Certo. Ma guarda, un pochino tutte e due, nel senso, da quando ho iniziato poi il percorso di studi, in realtà non l'ho mai finito, quindi
cerco comunque di fare almeno uno o due workshop all'anno anche su metodologie diverse, su approcci diversi, perché sono dell'idea appunto che non c'è una strada, ma ce ne sono tante. E quello che dico anche, io insegno anche recitazione in inglese, e quello che dico sempre ai miei studenti è: qualsiasi cosa funzioni a voi è quella giusta. Perché poi non è detto, comunque insomma, ho fatto un lungo percorso di studio tra l'accademia, workshop e cose varie, quindi mi sono avvicinata a tanti metodi diversi e non tutti mi funzionano, cioè mi rendo conto poi su alcune cose, per esempio, di essere molto più pratica. Quindi diciamo che dal punto di vista del cosa faccio normalmente, a prescindere dal copione, sicuramente lavoro molto con la respirazione, questo lo faccio praticamente quotidianamente. Insomma, a periodi magari mi avvicino piuttosto a non so, un monologo, cioè mi diverto, ma perché è proprio, cioè, proprio mi piace, non so come dire, non è tanto, cioè spesso e volentieri non è in funzione del compitino, devo essere brava e devo essere preparata, ma è proprio una passione. Quindi mi ritrovo magari vedo, che ne so, un film, una serie, vedo un monologo, mi è capitato qualche giorno fa, tra l'altro, un monologo bellissimo, dico, cazzarola, questo monologo è fantastico, me lo registro, o comunque mi cerco come si chiama, lo script e me lo faccio. E invece, quando lavoro su un personaggio, il mio approccio personale, io tendo sempre a partire da me. Quindi parto sempre dalle somiglianze con il personaggio per poi arrivare a quello che ci divide, cioè a quello che ci rende dissimili. Però parto sempre da me, parto da una realtà. Quindi non so appunto in cosa siamo simili, o se parliamo di personaggi che hanno vissuto delle cose che io non ho ancora vissuto, o forse non vivrò mai, per esempio, non so. Un lutto importante piuttosto che magari, non so, droghe o cose varie, cose che non ho mai fatto. Dici, sai, come ti avvicini a quello? Provi magari a tradurre che cosa significa in macro termini, mettiamola così. Per esempio, un lutto, magari non hai perso, non hai avuto un lutto importante, però un lutto può anche essere la fine di una storia d'amore, per esempio. O di un'amicizia, o non so, quindi sai, tutti possiamo avvicinarci a delle cose, no? A dei traumi che magari può avere il personaggio, e io tendo a partire da lì. Il metodo Chabak è sicuramente un metodo che mi è più pratico, perché si basa su cose concrete, quindi qual è il tuo obiettivo, cosa vuoi, e poi però sono anche molto istintiva, quindi diciamo che è un po' un mix di cose, cioè io tendo generalmente a leggere il copione la prima volta e d'istinto ad andare in una direzione, poi metto a farmi tutte le mie domande, le mie cose, però ti dico la verità, il mio primo approccio è proprio d'istinto. Se dovessimo chiamare in questo momento con il telefono un regista dicendogli io sto per venire a lavorare con te, chi chiameremmo? Guarda, se proprio fossimo nel mondo, Dobbiamo chiamarlo, abbiamo il numero, chiamiamolo, se siamo qui. chiamiamolo. Guarda, ti direi Nolan è uno dei miei registi preferiti in eccellenza, no, per eccellenza, non solo per il suo stile, ma anche per il genere che fa, cioè, mi piace proprio. Amo moltissimo i suoi film, amo tutto quello che ne esce, anche se non ci si capisce nulla, quasi. Tarantino invece che va diciamo, a riempire un'altra mia grandissima passione, che è un po' quella appunto del gore, non so come dire, dello Sì, chiaro. splatter, del crudo. Diciamo sei andata su cose molto grandi, va bene, questa è una Scusa, curiosità. io. Nel mondo Certo, ideale abbiamo un dobbiamo numero del genere. telefonare. Benissimo, chiamiamo quelli giusti, non chiamiamo quelli sbagliati. Senti, Beh, ma invece se ti dicessi teatro. teatro. Qui mi fai una domanda molto, molto, molto difficile. Ma anche cosa ti piacerebbe andare a fare, cioè nel senso,
veramente quando li apriranno, eh? No, adesso che abbiamo soltanto prosceni blindati. Guarda, io Cosa... amo moltissimo in realtà il teatro classico, mi piace molto molto Shakespeare, ma anche il teatro greco mi piace tantissimo. Mi piacerebbe da morire fare per esempio una Clitemnestra, o, cioè, mi piace molto quel genere là, devo dirti la verità. Anche il teatro moderno, insomma, quello che si vede, cioè, a opere più contemporanee, sicuramente ce ne sono alcune che mi piacciono tantissimo, però mi piace molto di più il teatro classico, se dovessi scegliere, cioè, tra un Pirandello e, non so, uno Shakespeare, tutta la vita Shakespeare. Sì, vai su. Nulla da Vai. togliere da Pirandello, che l'ho fatto, è bellissimo e meraviglioso, però. Il teatro classico è un grandissimo amore. Diciamo che sicuramente Pirandello non si arrabbierà se tu hai preferito Shakespeare, tanto insomma, Terribile. non può arrabbiarsi. E Shakespeare mi ha fatto venire quando dicevi Shakespeare, ho immaginato, non ricordo precisamente il film, forse era Ioanni, però non vorrei dire un film di un altro, quando Allen dice sì, ho fatto anche l'attore nel parco, Shakespeare, mi hanno rubato la calzamaglia. Ecco, il rischio del teatro è anche quello lì, che si va a sognare per poi essere un mondo di difficile contatto con il sociale, cioè la realtà del quotidiano diventa spesso difficile, ma comunque sognare poi è libero, è una bellissima cosa. Faccio un'altra domanda che cambia un pochino strada, ma visto che tu sei attrice e una bellissima ragazza, che idea ti sei fatta nel percorso di questi ultimi tempi del cammino del Me Too, e di quello che è successo nei rapporti belle attrici, produttori, registi, questo discorso che in un momento sembrava che non ci fosse un'attrice che non fosse stata abusata da un regista o da un produttore. Pian piano la cosa, come tutte le cose, si attenuano, si riordinano, si abbassano. Ti sei fatto un tuo personale, una tua personale idea di quello che accade al di là dell'oceano e quello che accade al di qua? Ti chiedo questo perché tanto tempo addietro, parliamo di qualche anno fa, la stessa domanda la feci anche a Tinto Brass, che facemmo un'intervista per una rivista, e giocammo su questo aspetto, soprattutto nei film di Tinto, che sono ovviamente quasi tutti a sfondo erotico, e su un modello completamente diverso, che era quello del cinema di 30 anni fa, 35, 40 anni fa, insomma. Tu che idea ti sei fatto degli accadimenti, e soprattutto qual è la tua esperienza diretta, visto che comunque fai l'attrice? Ma Finite dentro. guarda, io penso intanto che tutto il mondo è paese, purtroppo, quindi non c'è uno Stati Uniti, Italia, cioè io penso, e neanche una distinzione così grande, secondo me, anche degli ambiti lavorativi. Cioè io credo che sia un qualcosa che può succedere, è successo e succede in tanti ambienti in tutto il mondo, in cui purtroppo ci sono, sai, quando c'è il potere di mezzo. È più facile che si creino situazioni del genere. Che dire, io penso che usare il potere per questi scopi sia sempre sbagliato. Ti posso dire, forse sono stata estremamente fortunata o forse ho sempre mi sono sempre un po' defilata da certe situazioni per cui non mi ci sono mai trovata, ti dico la verità, ad avere a che fare con un regista o un produttore troppo invadente o che ci provasse in modo brutto, non mi sono mai trovata a dover far fronte, almeno in questo ambito, a molestie o cose varie. Ripeto, non so se è stata fortuna, se è stato parte del modo in cui mi pongo, parte del fatto che io non sono molto una da feste, da cose, anzi, tendo a fuggirne molto, quindi magari non mi sono mai trovata nella situazione. Credo che sia un discorso molto molto delicato, molto complesso e non bisognerebbe né giudicare né essere troppo facili diciamo, a dare giudizi o cose varie. Parliamo di un mondo in cui ci sono dei sogni molto, molto grandi.
e tante ragazze giovani si ritrovano in situazioni con magari, ecco, appunto, un regista piuttosto che un produttore, comunque persone in una posizione di potere che sfruttano questa cosa e un po' nell'ingenuità, un po' nella ricerca del sogno, forse ti trovi in situazioni pensando di poterle gestire quando poi invece ti rendi conto di non riuscire di essere troppo tardi per tirartene fuori. Quindi io credo che insomma, queste cose accadano purtroppo e c'è stato sicuramente tanto tabù, non se ne parla, ma non se ne parla o almeno non se ne è parlato tanto anche per questo, perché uno si trova a voler inseguire un sogno, a credere e affidarsi magari anche di quelli che ha intorno per rendersi conto invece che ci sono cattive intenzioni e poi si vanno ad innescare tutta una serie di meccanismi che possono essere la vergogna, possono essere il senso di colpa di oddio, però forse magari anch'io ho fatto intendere e quindi sicuramente per tanti anni magari uno non ne parla perché poi il grosso diciamo si è parlato molto del perché dopo 10 anni, 5, 20 e molti hanno lasciato intendere che forse uno ci voleva mangiare sopra piuttosto che io non credo, io credo che invece appunto quando si creano certe situazioni e ti ci trovi nel mezzo, sia molto difficile gestirle. E poi a volte basta il là di una persona e tutti si accodano, perché poi è il coraggio di una persona che trascina tutte le altre. Però purtroppo sono realtà, quindi ne va parlato. L'unica cosa che non ho condiviso tantissimo è il fatto che sia diventata talmente tanto mediatica tutta questa faccenda. Che rischia di sminuire poi la gravità del problema, perché il problema esiste ed è reale, però il problema è che quando diventa così mediatico e se ne parla su tutti i social, su tutti i telegiornali, su tutte le cose, c'è questo boom per, non so, 1 mese, 2 mesi, quello che è, in cui diventiamo il pubblico che lo ascolta diventa quasi anestetizzato, abituato a questa cosa e dopo un po' finisce come una bolla di sapone e sparisce nel nulla, cioè come se adesso non fosse mai successo nulla. E questa cosa mi fa molto riflettere, perché non è così, cioè non è che abbiamo risolto il problema, quello è finito in galera, abbiamo risolto il problema. Purtroppo queste situazioni ci sono e possono ripresentarsi sempre, però ho capito. Non, ripeto, non sono molto d'accordo con questa. Questa forza mediatica dell'informazione. Beh, quello succede un po' con tutto, succede anche col Covid adesso, no? La forza mediatica, chiaro che parliamo di argomenti talmente seri e importanti in tutti e due i casi, se è ben chiaro, che spesso diciamo, diventa forse anche importante ricordarli e analizzarli in modo che ci permette poi di farli diventare quasi nostri, perché magari io al discorso del Covid sono vicino più sicuramente che all'abuso, in quanto uomo non ho mai avuto nessuna che abbia abusato di me, immagino neanche nel futuro avrò una che abuserà di me. Quindi ecco, sono più distante, ma ovviamente da persona affronti poi un problema e quindi quando lo percepisci, lo analizzi e lo ascolti, diventa forse un po' più tuo, ma certo che la forza mediatica ripetitiva rischia, come hai correttamente detto tu, di anestetizzare l'argomento e farlo sparire come se non esistesse. Quindi, Esaurirlo così. esatto, sì, ed è un peccato perché poi invece, come giustamente dicevi, esiste e quindi è bene che si rammenti sempre. Ultime due cose ti vorrei chiedere. La prima è sull'insegnamento, visto che insegni teatro. Quello che ti volevo chiedere in questo momento, diciamo, con le costrizioni che ci sono, la difficoltà di fare il docente, la difficoltà dell'allievo diciamo, di prendere quello che si ha senza, diciamo, il rimbombo di quello che sta succedendo fuori, perché ovviamente quando si va a fare la concentrazione, nel senso anch'io. Venendo da teatro, la concentrazione, il cercare di evadere da tutto quello che non ti appartiene in quel momento è difficile oggi come oggi. Soprattutto è difficile anche avere uno spazio che possa farci fare teatro, visto che a breve si chiude alle 10. E quindi ecco, di solito i corsi di teatro sono sempre serali. Come lo stai affrontando e che idea ti fai della possibilità di insegnamento per i ragazzi adesso via streaming? Non so se tu hai valutato o valuterai anche questa ipotesi. Sì, Vai. l'ho
Ah, scusami, ti ho Come interrotto. dire, no, come ti poni? Che cosa pensi? Pensi fattibile o aspetti tempi, come direbbero quelli bravi, tempi migliori? Ma guarda, ne stavo parlando giusto ieri con un collega per cercare di capire come reinventarsi in questo caso qua, sicuramente facendo un lavoro un pochino diverso. Io adesso in questo momento ho un gruppo di ragazzi, sono giovani, hanno più o meno 16-17 anni, quindi sono ancora in età scolastica. Sicuramente c'è una difficoltà perché è difficile far teatro mantenendo distanze di sicurezza e tutto quanto, quindi ti reinventi tanti, cioè diciamo per come imposto io le lezioni, insomma c'è sempre tutta una prima parte di riscaldamento e di giochi teatrali. Per la parte del riscaldamento, insomma, non c'è problema. La parte dei giochi teatrali, molti vanno reinventati, appunto, cercando di mantenere distanze. Noi quello che abbiamo fatto con il nostro corso è, appunto, poi dividerli in due gruppi minori. Quando c'è bel tempo, addirittura siamo fuori. Chiaro, adesso con il nuovo decreto sarà un problema. Quindi ne parlavo, appunto, giusto qualche giorno fa, ieri, mi pare, con questo collega, pensando a come fare, perché poi tante cose sì le puoi fare quando lavori, per esempio, hai magari un'utenza un pochino più adulta, magari lavori sullo specifico direttamente su dei testi, quindi è più semplice. Lo streaming già può essere uno strumento valido. Lavorare per esempio su un monologo, per me essere in presenza o meno cambia poco. Per quanto riguarda tutta la parte di magari giochi teatrali, esercizi sull'ascolto e queste cose qua, chiaramente diventa un pochino più complicato, soprattutto quando non lavori è tu per tu, quindi stavamo cercando appunto di valutare e di capire eventualmente come strutturare proprio una lezione, cioè nel senso se farle più come mini lezioni a tu per tu, piuttosto che avere comunque un'utenza minima per lezione di non più di un tot di studenti, perché poi diventa veramente confusionario, soprattutto quando hai a che fare appunto con magari degli esercizi anche solo di concentrazione, no? Che ne so, uno banale, banale, tra virgolette, che mi viene in mente è quando li fai mettere in cerchio a contare, no? Questa è una cosa che per esempio uno potrebbe fare volendo pure in streaming, però tu immagina una conferenza Zoom con magari la voce che arriva in leggero delay, la cosa, cioè diventa un po' un casino. Quindi capire come ristrutturare un corso, soprattutto appunto quando hai a che fare magari con un'utenza di un'età diversa. È chiaro, chiaro. Chiudo con una cosa che è il domani. Jennifer Mischiati, domani farà, sarà chi è? I tuoi progetti quali sono? I miei progetti, guarda, Covid permettendo, in realtà avevo una serie, sarei dovuta partire questa settimana in realtà a girare questa miniserie a Napoli, tra l'altro, e quindi ci sarà questa appena ci daranno l'ok per tornare a girare. E non ci dici niente, dici No, due non ti dico parole. niente ancora Ma perché sei finché non sarò assunta, cattiva! sono cattivissima. Sei cattivissima! Bene, No, dici comunque so. niente, vedi. C'è sicuramente questa cosa qua, c'è uno Shakespeare nell'aria, nella prossima primavera avremmo dovuto farlo quest'anno, ma insomma sappiamo come è andata a finire. Quest'anno non c'è stata la primavera, quest'anno le stagioni. Esatto, inverno è inverno, è stato bellissimo. Esatto, non c'è stato nient'altro di mezzo. È stata una folle estate vissuta come se nulla esistesse, e quindi tutti noi siamo stati un po' colpevoli di quello che ci ha portato poi dopo, ma comunque ecco, la primavera non c'è stata, quindi primavera prossima arriverà Shakespeare. Per la prossima, sì. Quindi avremo questo Macbeth tutto al femminile in inglese, che insomma, progetto che ovviamente amo moltissimo. Poi te l'ho detto, sono innamorata del teatro classico, quindi figurati. E quindi diciamo questi sono i due progetti principali. E in realtà ho anche un film, un horror, sempre in progetto dovremmo iniziare, insomma, fine, vediamo, ma neanche ve lo dico, guarda, vabbè, Niente. quando sarà, Quando potremo, anche perché quando potremo inizieremo a girare pure questa cosa. l'ultimo horror, se non ricordo male, è il 2013, giusto? Parliamo di cose cattive. Giù. Sono Sì, mi sa che hai ragione, sai? No, aspetta, passati anni. no, no, no. Cavolo, Perdonami. stavo per dire che ho studiato. Hai studiato tantissimo, infatti mi sono Hai visto? stupita perché stavo anch'io a pensare alle date. No, No, ne ho perché fatto così tanti. passano di.
Un altro? In mezzo? Ne ho fatto un altro che non è ancora uscito, però. Ah, ok, allora non potevo, ah, io non potevo Non saperlo. devi saperlo. No, pensavo che ci fosse all'incirca una decina d'anni dall'uno all'altro e sarei stato curioso di immaginarti 10 anni prima e 10 anni dopo, Best Horror, come sarebbe cambiato anche il fatto di essere diventata donna. Prima eri molto più adolescente, ovviamente, quindi come cambia anche in questo senso il padre, però hai fatto già qualcosa di mezzo, insomma. Beh, Sì. l'altro horror arriverà. Insomma, quindi Arriverà. saltando, speriamo che tutto vada bene, vedremo tantissime cose tue. Seguiremo In solo teoria sì, potremo. ho diverse cose che dovrebbero uscire adesso, insomma, 2021, vediamo un po'. Speriamo, come si dice, Che Dio ci assista, che Dio si non lo so. assista, dita incrociate. Jennifer, anche il nome dell'assessorato alla cultura di Valmontone, chiaramente, che ha permesso questo festival anche in streaming. Avremmo voluto farlo dal vivo, sarebbe stato meraviglioso, ma speriamo di fare qualcosa magari con l'horror quest'altro anno, perché no, se sarà già uscito, mettiamoci di presentarlo, di fare qualcosa assolutamente. E grazie anche alla Regione Lazio, che ha permesso chiaramente sempre la realizzazione dello streaming di questo festival. Ti ringrazio davvero tanto per la chiacchierata. Per me, spero anche per chi ci ha seguito, ed è stato davvero divertente. Poi sei molto sorridente, quindi gente allegra, dicevano Dio l'aiuta. Noi abbiamo Esatto. anche il diavoletto, quindi ci aiuta Esatto. Dio, ci aiuta il diavolo, ci A ammazza posto. più nessuno. Siamo a Siamo a cavallo, posto. Claudio. Jennifer, grazie davvero tanto. Un abbraccio virtuale e un bacio. Buona serata. Grazie a te. Grazie a tutti. Buona serata.